Se si pensa all'edilizia sociale in Alto Adige, è bene abbandonare idee e concetti che ormai appartengono al passato. Qualità architettonica, qualità tecnica e qualità abitativa. Sono questi i pilastri sui quali poggia la filosofia del Dipartimento Edilizia Agevolata in provincia di Bolzano. Qui ci troviamo nel quartiere di Firmien. Sono complessivamente 236 alloggi, suddivisi in 4 edifici. L'inizio di costruzione era nel 2004, abbiamo iniziato quei cantieri e abbiamo consegnato gli ultimi alloggi nel 2008. L'impegno profuso dal Dipartimento Edilizia Abitativa della provincia di Bolzano ha dato i risultati sperati. Gli inquilini sono pienamente soddisfatti degli alloggi nei quali vivono. Non un semplice appartamento, ma un luogo che sentono loro, una casa che aiuta a vivere meglio. Io abito qua dall'anno scorso, dal 4 luglio, la casa è bellissima, mi trovo bene, il mio appartamento è da Dio, e tutti i miei amici dicono che da ogni finestra io vedo un quadro, perché appunto ci sono le montagne, il castello, tutto quanto, per me è stupendo. Io mi trovo bene, sono un tipo che non vado a chiacchierare nelle altre famiglie, però nel nostro pianerottolo siamo in tre, andiamo perfettamente d'accordo. Ci spostiamo fuori Bolzano, anzi fuori provincia. Andiamo anche oltre i confini regionali. A Verona si cerca di raggiungere gli standard che fanno dell'edilizia abitativa altoatesina un esempio da imitare a livello nazionale. Per l'azienda territoriale edilizia residenziale della città scaligera, la soddisfazione degli inquilini va di pari passo col cercare una risposta ad una costante domanda di alloggi. Come obiettivi nell'ambito di una nuova costruzione, l'ATER si orienta innanzitutto a migliorare la qualità della vita della propria utenza, dando attenzione sia a come si usufruiscono gli spazi, alla grandezza degli appartamenti, le stanze che siano abitabili nel vero senso della parola, cercando quindi di uscire anche da quegli schemi standardizzati delle imprese costruttrici e portare quelli che sono gli inquilini che appartengono evidentemente a una certa fascia sociale a dare delle condizioni di abitabilità adeguate e anche notevoli per quello che ci prefiggiamo noi. E anche a Verona il sogno di una casa è quello più ricorrente. Adesso vivo in un quartiere periferico di Verona Sud, in un appartamento proprio piccolo, molto piccolo, siamo stretti. La metratura dell'appartamento è inversamente proporzionale all'affitto che paghiamo. Ci piacerebbe comprare una casa e ci piacerebbe che costassero molto meno. Abbiamo fatto domanda di casa popolare un tot di tempo fa, siamo entrati in graduatoria e ci hanno assegnato questa casa. La provincia di Bolzano è leader nella realizzazione di alloggi sociali non solo nei principali centri abitati ma anche nelle zone limitrofe. Qui siamo a Montagna, sopra Egna. Chi si è trasferito in questi alloggi non accetterebbe di tornare indietro. Bello, bello chiaro, grande. Là avevamo 45 metri di quadrato. Senza cantina, senza garage, senza niente. Siamo vicino al paese, subito in due passi siamo nel paese e l'asilo tutto è là. Non dobbiamo prendere tutta la settimana la macchina. Risultati che premiano l'impegno del Dipartimento Edilizia Abitativa anche al di fuori della città. In questo fabbricato qua abbiamo cercato di dare massima importanza al risparmio energetico. Abbiamo isolato i muri con 10 cm di pannelli minerali. Abbiamo realizzato anche i balconi con delle strutture indipendenti dal fabbricato proprio per evitare ponti termici. E per favorire la produzione dell'acqua calda abbiamo dotato il fabbricato con un impianto solare. Gli appartamenti vengono riscaldati mediante un impianto di riscaldamento a pavimento. Il fabbricato poi è stato allacciato a una vicina centrale di teleriscaldamento proprio
per questo fattore di risparmio energetico. Questa centrale sfrutta tra l'altro anche l'energia geotermica attraverso delle sonde e delle pompe di calore. Io, da quello che ho sentito dagli inquilini, vivono molto bene, sono tutti contentissimi di questi appartamenti.